I miei ringraziamenti non sono, come quelli di chi mi ha preceduto, affatto formali, e vi dico anche perché, nel senso che aiuta magari a capire il senso o il non senso delle cose che vi dico. Io sono un sociologo, non mi occupo quindi né di campi in senso stretto né di memoria di questi campi o delle esperienze dei campi, quali che siano, e non mi occupo neppure di processi migratori. Quindi il ringraziamento consiste nel fatto che mi è data, e vi sono molto grato, l'opportunità di affrontare un tema invece a cui invece in realtà tengo molto e che ho sempre tenuto, diciamo così, ognuno coltiva le proprie ossessioni personali, questa è una di quelle. E se riesco a ridarvi anche soltanto un decimo degli stimoli che le relazioni che mi hanno preceduto hanno dato a me, ne sarò soddisfatto. Allora, i punti delle cose che vi dirò poi nel caso ho portato qualche copia del paper, per cui se qualcuno perversamente avesse delle curiosità da approfondire, il paper è disponibile. Allora, il tema parte da una considerazione, peraltro non mia, ma di studiosi ben più autorevoli di me, sulla natura evidentemente sovrafunzionale. In realtà neanche soltanto dei campi, ma anche di una pletora di dispositivi che nel campi sono organizzati sistematicamente, ma che noi ritroviamo nella realtà contemporanea, in forma spuria, diversificata, in contesti anche molto lontani da ciò che apparentemente è campo. Un esempio banale. I muri, quello che dico qua, proprio il primo punto in questione, cioè la natura sovrafunzionale del campo contemporaneo, quale che sia, dei campi di transito, ovvero quello di filtrare, governare i processi, come dire, di migrazione e così via, è smentito dai fatti, così come è smentito dai fatti la funzione apparentemente autoevidente dei muri di confinare, bloccare, dati alla mano, il muro tra Stati Uniti e Messico ha prodotto un aumento esponenziale dei processi migratori, o comunque non ha, in ogni caso non ha contribuito in nessun modo a diminuirli. La prospettiva questa sì, invece è eminentemente sociologica, la prospettiva con cui ho provato a mettere a tema questo tipo di questioni, la forma di associazione è un concetto che risale fino a Georg Simmel, è l'idea sostanzialmente che possiamo capire molto delle società, delle formazioni sociali di cui facciamo esperienza guardando ad alcune forme che si creano, ad alcuni perimetri formalmente anche circoscrivibili e osservandone le relazioni che si instaurano all'interno di quei perimetri. Questo ci aiuta a conoscere non tanto e non soltanto, e non sarebbe la cosa più importante, ciò che avviene necessariamente all'interno di quel perimetro di formazione sociale, ma quello che quel perimetro e il modo di funzionare di ciò che avviene all'interno di quel perimetro presuppone in termini più generali. Poi provo a spiegare meglio, spero dopo. La domanda è forse l'unico punto, non, è il punto chiave, diciamo così, del ragionamento, cioè quello che ha motivato, ecco, diciamo così, lo sforzo che ho cercato di fare. Perché naturalmente sui campi, sulla storia dei campi, anche sul tentativo proprio di dare continuità alla luce di tutte le evidenti discontinuità di contesti, di funzione che i campi nella storia hanno avuto dall'esperienza coloniale ad oggi, molto già è stato scritto, quindi mi sarei semplicemente potuto tacere. Mi interrogava molto questa domanda che vedete alle mie spalle, cioè appunto che cosa implica. Quali sono gli effetti, le conseguenze che il ricorso alla forma campo, nelle varie forme con cui questo può accadere, implica per quelle collettività che appunto lo utilizzano, che la legittimano, la praticano, cioè quindi non tanto cosa succede là dentro, che pure è importante, è fondamentale, esige che si compia questa attività di osservazione, indagine, scavo nel passato e nel presente, ma in questo caso e per quel che riguarda me. Che cosa vuol dire per noi far parte di una formazione sociale che adotta, ritiene legittimo utilizzare quella specifica forma di associazione avrebbe detto Simmel, che cosa implica per le nostre società, che tipo di effetti ha, che tipo di ipoteche, a che tipo di ipoteche ci costringe. Il modo col quale, qui lo definisco l'oggetto, non so se sia molto appropriato, ma insomma il modo col quale ho provato a fare questo tipo, a rivolgermi a questo tipo di domanda,
chiama in causa questo tentativo di concettualizzazione che definisco infrastruttura dell'esperienza, che su cui adesso non vi dico niente perché sennò mi brucio tutto il tempo che ho e ve lo dico dopo. Allora, le sollecitazioni, diciamo, e di fatto il percorso di ragionamento che ho provato a fare potrebbe essere circoscritto all'interno appunto di due sollecitazioni. La prima è quella, credo, suppongo, molto famosa di Zygmunt Bauman, di un testo secondo me che comunque anche riletto quest'estate alla luce di questo incontro conserva una grandissima potenza interrogativa, e tutto il ragionamento di Bauman è mosso da questo interrogativo, che è quello che appunto io ho provato ad adottare spostando però l'oggetto d'osservazione. Dice Bauman a un certo punto: il vero problema, non litigando con gli studi, le analisi che nel tempo in cui lui scriveva quel testo dominava nella discussione sull'Olocausto, il vero problema non consiste nel chiedersi che cosa possiamo dire noi sociologi a proposito dell'Olocausto, ma piuttosto che cosa ha da dire l'Olocausto a noi sociologi e alla nostra attività. Cioè, quindi, e infatti tutto il libro, tutta la riflessione di Bauman è una riflessione per mostrare come, contrariamente a quello che molte spiegazioni e molte analisi, alcune esplicitamente, alcune implicitamente, conducevano a dire, e cioè che l'esperienza dell'Olocausto era una patologia di un sistema sociale, di una modernità fisiologicamente però tutto sommato funzionante, e quello ne aveva costituito un temporaneo arresto. Tutto il lavoro di Bauman, peraltro non soltanto in quel testo, è dedicato invece tutto lo sforzo a mostrare come quell'evento, quel fatto, quell'esperienza sia in realtà essa stessa un evento, un fatto, un'esperienza fisiologica che ha a che fare con dei meccanismi intrinseci di quella stessa di quello stesso percorso verso la modernità. Ecco, potrei dire e fermarmi direttamente qua che quello che mi interessava invitare tutti quanti a fare, perché se lo faccio solo io non è così interessante probabilmente, è appunto farsi questa domanda, cioè spostandola però, come dire, di cornice temporale, cioè farci la stessa domanda ragionando però su una storia di insieme che, ripeto, è una storia del campo che inizia nella fase coloniale, arriva e ci viene consegnata a noi oggi, un'eredità senza, come dire, senza messaggio, senza bolla d'accompagnamento, diceva René Scher, quindi qualche cosa che è costantemente da reinterpretare. Ecco, la legittimità di questa domanda, questa era la prima sollecitazione. L'altra sollecitazione, che apparentemente non c'entra tanto ma è invece indispensabile ed è, come dire, probabilmente anzi la ragione per cui poi ho provato a fare questo tentativo di ragionamento, ha a che fare semmai appunto con l'altra polarità della faccenda, e cioè quello di cui sto parlando io, quello a cui sto pensando io, non è più tanto l'esperienza concentrazionaria, quella di cui lo stesso Bauman appunto ragionava e di cui si occupava, ma è lo scenario contemporaneo, uno scenario contemporaneo nel quale continua a darsi un'esperienza che è quella di una qualche forma di campo, nonché di un uso dilagante di pezzi di campo, i muri, fili spinati, gatekeepers, gated communities e così via, quindi campi alla rovescia dove, come dire, i buoni stanno dentro, passatemi questa per capirci la svelta, e tutto ciò che è cattivo sta fuori, però il dispositivo è la stessa cosa, funziona alla rovescia ma è la stessa cosa. Quindi questa seconda sollecitazione, perché è stata importante per fare il ragionamento che sto cercando di esporre, che non è altro che l'enunciazione di un programma di ricerca tutto da fare, quindi non vi darò nessuna conclusione, non ne ho. Perché appunto, come dice Fisher, quello che dobbiamo tenere a mente è sia che il capitalismo è una struttura impersonale e iperastratta, una sorta di, come dire, Moloch totalmente fuori controllo dalle nostre possibilità di modificarlo,
compreso appunto quegli aspetti che ci interessano di più in questa sede, sia, ed è il punto sollecitante per quel che mi riguarda, che questa struttura non esisterebbe senza la nostra cooperazione, che di nuovo uno può fare anche l'esercizio all'opposto, come dire, come la prova del 9, come si faceva elementare, la riapplichiamo al caso dell'Olocausto, anche in quel caso quella esperienza non sarebbe stata possibile senza la loro cooperazione. E di nuovo questa questione si ripropone sotto mutate forme, significativamente mutate forme, nel mondo contemporaneo, qualcosa che non sarebbe, non, qualcosa che c'è magari molto lontano, che come dire, con cui non abbiamo a che fare direttamente, non siamo operatori sociali di strutture di questo tipo, eccetera, eccetera, e che pure però in qualche modo forse non sarebbero, non esisterebbero senza una qualche nostra cooperazione. Cioè, provo a tradurre questa seconda sollecitazione, il tentativo è quello di riflettere, avevo molto in mente quando ho scritto questa cosa, probabilmente l'avete letta anche voi, a un certo punto me la sono scritta per non sbagliare la citazione, Elia Scanetti nella Provincia dell'Uomo dice: la storia presenta tutto come se niente si fosse potuto svolgere altrimenti, invece si sarebbe potuto svolgere in 100 modi. Quindi il problema che ho io come sociologo, in questo caso, ma anche in tutto il resto di quello di cui mi occupo, è, ed è una specie di ossessione individuale evidentemente, è il problema di come faccio a dare conto di ciò che è la realtà, perché comunque questo sono chiamato a fare, senza fare in modo, facendo in modo che questo dar conto della realtà schiacci, neutralizzi, annichilisca il possibile, che pure invece nella realtà è sempre presente, anzi semmai eventualmente il possibile lo amplifichi, lo promuova laddove è possibile, lo sostenga laddove è possibile. Quindi questa operazione secondo me può essere fatta in modo interessante, efficace, interessante nel senso che ci dice qualcosa di noi nel affrontare quell'oggetto specifico. Io non ho una competenza specifica sui campi per come si configurano nel mondo contemporaneo, ma appunto mi chiedo che cosa i campi c'entrano con me. Molto efficacemente il professor Gordon all'inizio di questi lavori ha passato rapidamente in ricognizione le varie metafore con cui il campo è stato pensato, e quindi il campo come linea di produzione, come fabbrica, il campo come entry point e così via. Ecco, pensando soprattutto alla versione appunto che ci interessa nella realtà contemporanea, forse accanto a questa andrebbe messa il campo, perdonatemi il termine un po' forte, ma per capirci, come discarica. Noi, le nostre società sono società che appunto continuano a utilizzare per liberarsi, non a caso è una soluzione spaziale anche in quel caso, è l'uso dello spazio a scopi di governo di un problema che altrimenti non si sa affrontare, ovvero dove mettiamo i nostri rifiuti. Bene, chi è che fa ricorso appunto, quali sono le società che fanno ricorso alle discariche? Sono quelle società che non hanno ancora imparato a chiudere il ciclo vitale delle merci, degli oggetti, d'accordo? Ecco, noi non abbiamo ancora imparato, non abbiamo ancora appreso sufficientemente a chiudere efficacemente il ciclo di vita della vita delle persone, evidentemente, quindi usiamo lo spazio come un luogo nel quale, come luogo, come dispositivo che ci risolve, ci consente di trattare ciò che non siamo altrimenti in grado di affrontare. Voi quando mi date poi i tempi, ecco, per spiegare da dove ha origine questo, forse quello che apparentemente può sembrare un delirio personale, vi dirò che questo tema delle infrastrutture, appunto ancora una volta non me lo sono affatto inventato, in particolare ero evidentemente sotto il potente influsso di un libro molto bello di una architetta statunitense, Extra State Craft, in cui lei mostra come è all'opera nell'organizzazione degli spazi urbani contemporanei un paradigma che è il paradigma della zona. Lei fa riferimento alle varie forme che assumono le zone speciali, no? Le zone economiche speciali che stanno dentro degli stati, ma che sono un'eccezione dentro degli stati, hanno un posizionamento territoriale, ma che in realtà collegano quel territorio a territori anche molto lontani per ragioni commerciali, fiscali, per ragioni scientifiche a volte, così via, e mostra
come tutto questo è possibile in ragione di appunto infrastrutture che sono aspetti materiali, cioè le infrastrutture vere e proprie di collegamento, le infrastrutture, i cavi di connessione internet che corrono sotto i mari e così via, ma sono anche infrastrutture in quanto codici, sono standard di qualità, sono standard, norme reputazionali che le agenzie private come appunto quelle che conosciamo e che regolano qualsiasi cosa, dalla cintura delle sicurezza, di sicurezza delle automobili alla perimetrazione degli spazi abitativi e così via, conformano il nostro contesto. Le infrastrutture come un insieme materiale e immateriale che determina, condiziona potentemente le nostre vite. E dall'altro il testo su cui posso evitare di dilungarmi perché è stato già lungamente ed efficacemente illustrato da Ivano Gordanelli stamattina, di Didi Huberman e Niki Giannari, o Giannari, in cui si parla di questa, di questo tema che sta nel titolo della relazione, cioè la controfatalità. No? Nel dar conto di questo documentario, nel discuterne la, la potenza, Didi Huberman cosa dice? Dice che questo documentario ci mostra la natura fatale del reale, ovvero cos'è il fatale? Ciò che accade nel mondo, ciò che inevitabilmente accade nel mondo, ma ci dà conto anche del controfatale. Dice, e vi leggo, traduco la svelta, il passaggio, la controfatalità, affinché il testimone stesso, senza cessare di essere lontano da noi, quindi non fingendoci più vicini di quello che in realtà non siamo, senza cessare di essere lontano da noi, si rende capace per la sua stessa tenacia di tornare presso di noi come un fantasma, di inseguirci, di abitarci, di farci agire altrimenti, di farci agire altrimenti, che è la questione che appunto sollevavo prima, ovvero il fatto che nel reale continuino, e però continuano a sussistere nella misura in cui però le illuminiamo, nelle pieghe del reale continui a sussistere il possibile. Gli ultimi quattro minuti che mi rimangono, credo, cinque addirittura abbonderò, me li prendo per provare a dire appunto se tutta questa impalcatura minimamente tiene, perché che senso ha utilizzare questa concettualizzazione di infrastrutture dell'esperienza. Allora, infrastrutture dell'esperienza. Infrastrutture intanto credo sia utile perché richiama una questione che appunto ho detto all'inizio, ma che mi preme, e cioè richiama appunto un'epistemologia. Nel paper cito direttamente il riferimento che ho a cuore, insomma, che è l'epistemologia della complessità, sostanzialmente Gregory Bateson, che dice sostanzialmente che c'è una relazione forte, che se ne sia consapevole o meno, tra ciò che osserviamo, ciò che viene osservato, e l'osservatore. Non è possibile chiudere il cerchio dell'osservazione, perché l'osservazione dipende, e quindi consegnarla a una definitiva oggettività, perché l'oggetto osservato, la natura, le caratteristiche dell'oggetto osservato dipendono dall'osservatore, e questo ha un enorme effetto responsabilizzante. Di nuovo, appunto, il modo in cui parliamo di una cosa ha implicazioni sul modo con cui lo definiamo e quindi sul modo con cui ne diamo un'idea piuttosto che un'altra. In un altro testo bellissimo di cui consiglio a tutti la lettura e con cui ossessiono i miei amici, sempre di Didi Huberman, questo è stato tradotto anche in italiano, La sopravvivenza delle lucciole, adesso non mi ricordo più il titolo italiano, ma mi sembra che sia questo, 2010 credo, lui discute proprio con Agamben e con Pasolini, inchinandosi alla grandezza delle loro analisi, ma in qualche modo litigandoci anche un po', perché dice: le vostre letture sono talmente potenti, mostrano meccanismi di dominio talmente potente che appunto quella che adesso chiama la controfatalità, la possibilità che qualcosa possa anche essere altrimenti da com'è, si perde. È come se, come dire, la rappresentazione della realtà ci consegna un destino inevitabile col quale non possiamo fare più nulla. Infrastrutture perché ci aiuta
a riflettere sulla natura materiale e immateriale della nostra esperienza, quindi non soltanto l'esperienza come qualcosa che ha a che fare con i nutrimenti della mente, le comunicazioni, la fotografia, la televisione, il cinema, eccetera, eccetera, ma infrastrutture anche perché la materialità delle cose ha effetti potenti sull'esperienza che poi ne facciamo. Un inciso a questo proposito. Prego. Brianino, musica da ascensore, mi sembra una colonna sonora perfetta da questo punto di vista. Ricordatelo. Sì, ho finito. Nel senso che vi dico questo, parlando con un operatore sociale che lavora appunto in alcune di queste strutture, lui mi raccontava che sono gli stessi migranti che usano per riferirsi alle varie strutture nei quali, attraverso i quali transitano, quelle peggiori ma anche quelle migliori, anche alcune abitazioni, usano l'espressione campo. Da quale campo vieni, in quale campo sei stato e così via. Quindi evidentemente questa, come dire, l'imprinting delle strutture, l'imprinting materiale e immateriale ha una sua rilevanza. Infrastrutture dell'esperienza ci invita anche, mi pare un grimaldello cognitivo interessante, perché ci invita a interrogare il fatto che poi queste infrastrutture sono, sì, sono qualcosa che ci ritroviamo come una seconda natura, spesso opache, non visibili, eccetera, eccetera, ma sono anche il frutto di lavoro delle persone. Chi fa cosa e in che modo? Il processo di decapacitazione che i migranti sperimentano transitando da queste strutture deriva dal modo col quale le persone sono chiamate a fare il loro mestiere, in modo sbagliato evidentemente, su questo potrei tornare nella discussione eventualmente. E infine, infrastruttura dell'esperienza, dell'ultimissima cosa, ci invita a riflettere sulla dimensione della temporalità. Dimensione della temporalità nel senso proprio che con cui la intende Hartog, cioè appunto i regimi di temporalità, il modo in cui mettiamo in connessione il presente, il passato e il futuro, il modo in cui il campo dell'esperienza entra in interazione o in conflitto, dischiude o invece comprime l'orizzonte delle aspettative. Ho chiuso, grazie.